Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941, signori, e siamo tornati oggi con il nostro Circo Venezia, signori. Se non sbaglio male, episodio numero 92, ci avviciniamo all'episodio numero 100. Spettacolo, non pensavo di riuscire ad arrivare così lontano con questa carriera e invece ci stiamo muovendo in maniera bella, continua, carina e coccolosa. Cosa c'entra? Niente, però va bene. Oh, allora, noi abbiamo giocato contro l'Inter l'ultima volta. Ora c'è tutto un turno di pausa fino all'Empoli, che è il 1° gennaio. Quindi noi chiuderemo, giocheremo la partita con l'Empoli e si aprirà il mercato. Va bene, di questo ne parliamo a fine video. Allora, andiamo avanti fino alla partita con l'Empoli, signori miei. Andiamo avanti fino alla partita con l'Empoli. Vediamo se ci sono allenamenti da fare. Dopodiché dobbiamo un attimino capire il mercato, perché la squadra è messa bene. La squadra è messa bene. Noi non abbiamo bisogno di grandi innesti. Però neanche mi ricordo sinceramente quanti soldi abbiamo. Quindi questa è un'altra cosa andare a vedere. Offerta per la nazionale non ci interessa. Andiamo a fare questi allenamenti in cui abbiamo messo i nostri giovani, ma che ricordo non cresceranno mai, o quantomeno non vedranno mai il campo, perché non abbiamo tempo di fare un'altra stagione, raga. Non ho intenzione, come ho detto più di una volta, di continuare un'altra stagione con questo Venezia. Questa sarà l'ultima in cui punteremo al triplete. Offerta della nazionale, giovane vuole andare via. Alexander Dehan. Chi è Alexander Dehan? Scusatemi, Alexander. Io conosco un Alexander Magno, grande amico, ma Alexander Dehan. Non so chi sia. Andiamo a vedere chi è Alexander Dehan. È un 49, un CC. Va bene, Alexander. E promuoviamo in prima squadra. Ma guarda quanti bei giovani promettenti che c'ho. Dai, qualcuno interessante c'è. Qualcuno interessante c'è. Peccato che questa serie la fermeremo. Neanche ricordo che giocatore c'ho. Tra il Venezia e i Gamberetti e il Morecambe, io non ci sto a capire più nulla, ragazzi miei. Offerta di trasferimento di Gautier. Ok, Borussia Mönchengladbach offre 21 e 4. Andiamo a trattare, signori miei, perché Gautier se ne vuole andare. Possiamo chiedere fino a 32 milioni. Ok, ne hanno rifiutati 34. Andiamo a trattare. Non ho visto giusto quanto vale lui, però mi stanno offrendo 21 milioni. Andiamo un attimino a trattare. Oh, salve, benvenuto, buongiorno. Lui ne vale 14, ha 19 anni, un 80, raga, una bestia. Me ne offrono 21. No, rinegoziamo l'offerta. Allora, andiamo. Voglio essere buono, dai, 30. 30.000 puliti, puliti, dai, avanti. E ve lo portate a casa. Un 19enne, una promessa del futuro. E la nostra ultima offerta, 21. Non ci siamo capiti. Controfferta, rimuoviamo la clausola che tanto non ci si frega niente. Rinegoziamo. Allora, non me ne vuoi dare 30, te ne do 28 e 5. 28 e 5. Oh, il giocatore è mio, faccio io il prezzo. Non è che veniamoci incontro. 27 e 7. Meno male che era la loro ultima offerta. Vogliono venirsi incontro e noi ci andiamo incontro. Avanti, dai, facciamo i bravi. 28. 28, dobbiamo essere noi ad avere l'ultima parola, raga. Non devono essere loro ad avere l'ultima parola. 28. Ok, abbiamo venduto Gautier, signori miei, che per chi non lo sapesse voleva andarsene e sta mettendo zizzania nello spogliatoio. Quindi speriamo che accetti questa offerta. 28 milioni non è male, per un giocatore ne vale 14. Ok, ragazzuoli, siamo arrivati alla partita con l'Empoli. Abbiamo 5 messaggi in ufficio, andiamo a vedere cosa sono. Giocatore al rientro, Dolenzal. La pecora Dolly, dai, è tornato, è scaduto, è tornato, ok. Giocatore al rientro, no, Eminflex, il nostro materasso Eminflex è tornato. Resoconto squadra, offerta ritirata. Scusate, è offerte importanti, vabbè, non ci interessa. Allora, andiamo a fare la formazione, ragazzuoli. Oggi giochiamo con i panchinari. Cioè, abbiamo mezza formazione tutta espulsa. Ma che cazzo è successo? Fuori Isaac, Wood è pure espulso. E chi ci mettiamo lì? Chi ci metto? Messi è tornato? Messi c'è. Allora, facciamo giocare Messi. Poi a destra mettiamo Beni Benitez. A posto di Neymar gioca Castagna. A posto di Mento d'Acciaio Orsolini gioca Ambalaba Cicco. Al posto di Lollo gioca. Abbiamo Dehan. Dai, facciamo esordire questo giovane Dehan che mi sa che mi farà perdere la partita. Però dai, diamo fiducia ai giovani. In difesa Ampadu e Collina e quel piccolo Kumbu. Sulla sinistra Becker e in porta l'ultima. Facciamo giocare Padelli, dai. Oramai Gautier l'abbiamo venduto. Va bene così, no? Sì, quelli ce li abbiamo fuori. Matarrese lo teniamo lì.
L'unico che vorrei portarmi, se non sbaglio, dell'orco ce l'ho già qui. Perfetto, ok, siamo pronti. Andiamo in campo, raga. Ok, ci siamo, ragazzi. Parte la partita. L'unico titolare, diciamo, dei titolarissimi è Messi. Ma perché il nostro Wood, il nostro pezzo di legno, è praticamente stato espulso nella partita precedente e quindi è indisponibile. Ora, io stavo riflettendo un attimo prima che la squadra entrasse in campo. Non vorrei aver preso sotto gamba questo impegno con l'Empoli, perché giocare con padelli in porta quando stai cercando di voler fare il triplete non è proprio la sicurezza massima. Però, padelli al primo squillo si fa sentire e si fa trovare pronto. Dai, ripartiamo. Ampadu, pensaci tu. Ampadu per Dehan, il nostro giovane all'esordio che cerca Benny Benitez, che però non riesce a stoppare una palla. Mannaggia a te, Benny. Mannaggia te, l'anno scorso eri un fenomeno, quest'anno sei una ciofeca praticamente. Ok, Baker. Ma che gol abbiamo subito, raga. Dai, al settimo minuto Empoli in vantaggio. Mamma mia, che gol che abbiamo preso. E vabbè, dai. Chi ha segnato? Almendra. Non so chi sia, primo gol in Serie A. Giusto a noi doveva farcelo, ma porca miseria. Allora, quest'Empoli è partito gasatissimo, signori miei. Quest'Empoli è partito gasatissimo e noi dobbiamo un attimino ridimensionarlo subito. Vai Isaac, che vede Benny Benitez. Vede Benny Benitez sulla corsia di sinistra. Entra in area Benny Benitez, la mette dietro Isaac. Ma porca miseria, grande accappatoio, che grande, che giubbottone che c'ha il nostro comodino. Gran bella palla, gran bella palla. Il Venezia fa sentire subito la sua presenza. Squilli importanti da parte del Venezia. Messi. Cerca Benny Benitez. Palla indietro. Attenzione al limite. No, non so chi ha tirato, però bella azione. Dai. Il Venezia reagisce subito. Si fa sentire. Fa sentire, si fa sentire, si fa sentire. Dai così, con calma. Messi, non perdere questa palla, Messi. Sei l'uomo in più, Messi, Messi mio. Messi mio, sei l'uomo in più. Messi, Isaac. Ok, bravo Isaac. Che lotta su tutti i palloni. Torniamo un po' troppo indietro, però va bene. Benny, non mi dire che è fuori gioco perché ti butto fuori il rosa. Dai. No, chi è? Dehan, il giovane. Palla a terra. No, è fallo, ma dai, era fallo. Dai, ma non ho mai preso la palla né ora né mai. Ma non puoi fare queste cavolate, dico io. Doi, aia, 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 aia. Laird, zio. Corri, ragazzola, giù. Tunturu. Ampadu. Bravo, Padelli, che all'esordio ha preso già subito un gol. Grande Padelli. Cioè, Plizzari in 20 partite non, forse ha preso 3 gol. Padelli all'esordio. Subito così, al settimo minuto, proprio così, è freddo, bello. Deciso, si è fatto infilzare. Però va bene. No. Bella, Barabacci, circo. Questo è fallo tutta la vita, però, dai. E infatti mi hanno rotto Barabacci, circo. Mi hanno rotto Barabacci, circo. Dai. Questo gioco sta diventando un po' troppo di parte, secondo me. Va bene che la Juventus, la partita scorsa, quando noi abbiamo vinto con l'Inter, ha pareggiato con la Fiorentina. Quindi diciamo che un attimino così. Mi danno bastone e carota perché noi contro. E che cos'è questo Empoli? Il Real Madrid. Mamma mia. Infortunio. Sì, Ambarvacci Cicco si è fatto male. Ambarvacci Cicco si è fatto male. Cortesemente la usciamo questa palla. Manna. Dai, calma. Gestiamo. Laird per Dehan. Il giovane all'esordio. Dehan. Noi dovremmo avere Abe, se non sbaglio. Se non sbaglio dovremmo avere il piccolo Abe in panchina. Spero di averlo portato il piccolo. Perché questi passaggi stupidi? Mannaggia a voi e a chi vi paga lo stipendio pure. Dai, cazzarola. No, vabbè, dai. Non può vincere un rimpallo del genere. Non può vincere un rimpallo del genere. Ma porca, grande intervento. Mamma mia, che però non serve a niente. Vai in barbacci cicocco. Dai in barbacci cicocco. Mamma Padelli, cosa ha preso? Raga, ma stiamo a scherzare? Traoré, ma stiamo scherzando come stanno giocando questi? 35esimo, ci stanno prendendo a pallonate. Cioè, abbiamo avuto sì e no un'azione degna di questo nome. Porca miseria, questi ci stanno prendendo a pallonate. E perché? Lo sapete perché? Perché siamo a pari punti con la Juventus. Siamo a pari punti con la Juventus e non ci possiamo stare a pari punti. Né a pari punti, né possiamo superare la Juventus.
E quindi giustamente il gioco ti poteva fare giocare anche con la peggiore squadra della Serie B praticamente. E ci avrebbero preso comunque a pallonate. Ci avrebbero preso comunque a pallonate. Comunque, Barbacci Cicocò non ha più il segnetto dell'infortunio. Quindi, dai, però, che cavolo, veramente. Tutti loro li vengono i rimpalli, raga. No, 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 è fuori gioco. È fuori gioco. È fuori gioco. Meno male che è fuori gioco. Mamma mia, che l'ho vista brutta, raga. Che l'ho vista brutta, mamma mia, ci stanno a pigliare pallonate. Ed è l'Empoli, gran partita. L'avevo detto che l'avevo sottovalutata questa partita. L'avevo detto ed è stato così. Sì, vabbè, dai. Non intercettano qualsiasi cosa. Non riesco a fare un'azione. No, no, no. Non è vero che sono i panchinari e quindi sono più scarsi perché, ragazzi, abbiamo vinto partite importanti con i panchinari. Quindi non è un discorso di panchinari, fine primo tempo, è un discorso proprio di gioco. Di gioco, che ci devi appallonate. Non è incredibile. 8 tiri a 2, 5 tiri in porta a 2. Boh. E chi ci capisce? E chi ci capisce? Bravo. Siamo tra l'altro a casa nostra, Pierluigi Penso. Quindi neanche dici siamo. Dai, 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 dai. Siamo a casa loro e quindi hanno. Ehi, guarda come giocano di prima. Sì, vabbè, dai. Dai, vacci, Ampadu, Ampadu. No, vabbè, Ampadu che si fa superare così, dai. Cioè, di cosa stiamo parlando? Dai, calma, gira, gira. E dai, una palla giusta, mettila però, porca miseria. Mamma mia, mamma, se gli dava fallo, se gli dava fallo, gli ha dato fallo. Ah no, è fuori gioco. Mamma mia, parola più usata in questo video. Mamma mia, cioè, è assurdo, cioè, vedono in anticipo i passaggi e i movimenti che andiamo a fare. Cioè, dai Castagna che siete tutti noi. Castagna per Isak, perché vede il movimento di Messi, che vede ancora il movimento di Isak. Tirala Isak, tirala Isak. Va bene, calcio d'angolo, calcio d'angolo, calcio d'angolo. Calma, 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 calma. È buono, è buono, è buono. Facciamo i cambi, raga. Così non andiamo da nessuna parte. Così non andiamo da nessuna parte. Allora, fuori Isak, dentro Mbappé. Fuori Castagna, dentro Neymar. Fuori Dehan, che è inguardabile. Dentro Orsolini. I tre cambi, raga. Diamo un attimo una sistemata alla formazione e dobbiamo sperare di riuscire a far bene. Dai. Dai, chi si viene a prendere questo pallone? Qualcuno si viene a prendere questo pallone? Vai, Neymar subito. Neymar, il nostro goleatore delle ultime partite. Il nostro goleatore delle ultime partite. Ci ha salvato tante volte. Palla, palla, tirala, tirala. Il segna! L'Empoli! La pareggia il Venezia con il nostro Mapa. El Mapa! Subito così, appena entrato. E andiamo. Bellissimo. Gli ha fatto il numero. Gli ha fatto il numero. Meno male che ha tirato. Perché io, se il portiere usciva 3 secondi prima, ci avrebbe fregato. Grande Kylian. Trova il nono gol in Serie A. Bravo Kylian. Bravo Kylian. Il Venezia la rimette sui binari giusti. Ma non basta. Non basta, signori miei. Non basta, non basta. Questo ha messo il turbo. Questo è, che cos'è? Bolt, è un velocista. No, 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 no. Plizzari. Sì, Plizzari. Padelli, dovevi uscire. Mannaggia, se ci arrivava. E infatti abbiamo regalato un calcio d'angolo. Mamma che brutto sto calcio d'angolo. Mamma che brutto sto calcio d'angolo. Dai, dai, fuori, 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 fuori. Fuori, 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 fuori. Bello così, va bene, Neymar. Mannaggia, se Neymar l'avesse tenuto. È che sono andato di violenza a ammaccare tutti i pulsanti e praticamente bravo Padelli, Padelli uno di noi, la nostra mascotte Padelli, che però bello per Baker, che vede Neymar che si ferma, che vede Messi, accelerazione di Messi, 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 Messi si ferma, Messi si ferma, con calma, ragioniamo, ragioniamo. Ho ragionato troppo. Ho ragionato troppo, porca miseria. Porca paletta ambriaca. Siamo a 64esimo. Il tempo c'è. E bravo Barbacci Cicocco, che però non ci crede abbastanza. Dai, 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 che sono cotti. Dai, che sono cotti. Guardalo, 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 guardalo. Oh, ma anche noi non è che siamo messi tanto meglio. Ma porca miseria. Se sta palla arrivava su quella fascia. Io c'ho Neymar da questa parte. No, 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 Padelli, mamma mia.
Loro fanno le loro prime sostituzioni. Qualcuno insieme a prendere la palla qua? Ambadu. Dai, Ambadu, dai, Ambadu. Ambadu per il piccolo Kumbulla. Dai, piccolo Kumbu. Piccolo Kumbu che se ne va in attacco. Il piccolo Kumbu vuole fare in superiorità numerica. Vede, se vede il simulatore Neymar. Neymar, 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 Neymar. Si ferma, Neymar. Rientra in area Neymar. Vede ancora il piccolo Kumbu. Il piccolo Kumbu. Attenzione! No, la traversa. Fuori gioco. Non era fuori gioco mai, ma no. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Sui piedi di Neymar. La respinta della traversa. Che cosa ha fatto? Perché a Barbacci Cicocco si è buttato a terra di spalle? Cosa è successo? Gli ha dato. Boh. Forse c'è stata una flautolenza. Sì, bravo, così. Vendicati del fallo di prima. No, non facciamo più niente. Non facciamo più niente. L'abbiamo stroncato così subito e va bene così. Dai, raga, dobbiamo trovare il gol vittoria. Dobbiamo trovare il gol vittoria. Padelli! Sei pagato per parare, non per guardarti la partita da una posizione favorevole. Dai, dai, calma, calma, Laird. Non facciamo cretinate. Laird per Ampadu. Ampadu, pensaci tu. Ambarvacci Cicocco, il piccolo Kumbu che non va più in attacco. Baker, 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 Baker. Baker per Messi. Messi per Ambarvacci Cicocco. Ambarvacci Cicocco per Neymar. Neymar per me, per Mbappé. Mbappé per Neymar. Mamma mia, questo Venezia. Neymar, 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 Neymar. Oh, che cavolo. Porca miseria, raga, la volevo passare a Mbappé per metterla in cassaforte praticamente. La volevo passare a Mbappé per metterla in cassaforte. E invece, bella così, guarda Mbarbacci Cicocco. Guarda Mbarbacci Cicocco, bello così. No, 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 non perdiamo questa palla lì, mannaggia. Perché l'ho giocata lì? Ottantesimo, ottantesimo. Ottantesimo, anticipo, anticipo, bello l'anticipo Messi. No, è Orsolini, Orsolini, Orsolini per Neymar, 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 Neymar per Mbappé. Mbappé, 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 sono in otto a marcarlo Mbappé, Orsolini, ancora lui, Orsolini, Mbappé, Mbappé, per Messi, Messi, Messi per Mbappé, anticipato, palla per Laird che riesce a metterla a terra, palla per Ampadu, il Venezia spinge, Orsolini, Orsolini per Neymar, 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 vede Mbappé, che vede Messi, Messi al limite, no, l'ha tirata fuori, no, 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 raga, no. Mamma mia, ha tirato pure un pezzo di terra. Dai, cavolo. 85esimo, 85esimo. Loro fanno le sostituzioni. Loro fanno le sostituzioni. Era l'occasione buona. Era l'occasione buona, mannaggia. Barbacci Cicocco. Il Venezia ci continua a credere. Barbacci Cicocco per Beni Benitez. Beni Benitez per Mbappé. Mbappé, 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 Mbappé. Mbappé chiuso da otto uomini. Neymar, 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 Neymar. Mbappé buttato a terra. Ambarvacci Cicocco, Ambarvacci Cicocco ancora per Neymar, 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 per Baker, 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 sboglio il passaggio, 3 minuti di recupero, 3 minuti di recupero, mannaggia di una miseria, avevamo il gol della vittoria fatto, il gol della vittoria fatta, avevamo raga, il gol della vittoria fatta, avevamo, ma porca di quella paletta ambriaca, guarda questi che stanno arrivando, no, 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 Padelli esci, grande Padelli, dai, 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 ultima azione, ultima azione. No, 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 ma porca di quella paletta ambriaca. No, non ci voleva questo risultato, raga. Questo risultato non ci voleva, non ci voleva. 1-1 contro l'Empoli. E vabbè, è andata così, è andata così. Bella partita. Peccato per gli errori sul finale. Ce l'avevamo, ce l'avevamo. Cioè, no, avevo ragione, raga, abbiamo sottovalutato l'impegno, abbiamo sottovalutato l'impegno, però è andata così, non abbiamo che farci, non abbiamo che farci. Va bene, ragazzoli, facciamoci le interviste, tiriamoci un attimino sul morale, vediamo che ha fatto la Juventus nella sua partita di campionato e chiudiamo qui il video, raga, e poi vediamo un Anzitutto la attimino ringrazio per come aver muoverci accettato per di il rispondere alle mercato. nostre Abbiamo i domande. giocatori giusti, vabbè, le interviste sono sempre le stesse. Pensavo di ottenere, sì, mi aspettavo di conquistare almeno un punto, forse anche di più. E faremo tesoro dei nostri errori. Beh, dai, diciamo, Liberiamo il mister. otteniamo sempre È alto il tutto. morale della squadra. Comunque, è stato un mezzo recupero. Se Isak si sta lamentando, Isak si lamenta non so di che cosa. Ah no, la Juventus sta una partita in meno. Stavo dicendo, abbiamo superato la Juventus. Invece no, la Juventus ha una partita in meno. Vediamo di andare avanti un attimino. Con qualche giorno, vediamo cosa fa la Juve, raga. Voglio capire cosa fa la Juve. Perché
Vediamo, Isaac si sta lamentando, non so di che cosa, forse del benestare praticamente, perché dico, sei sceso in campo ora ora contro l'Empoli, però va bene, squalifica scontata, squalifica scontata. Isaac, va bene, il tuo posto non è a rischio, la tua squadra non è a rischio. Sono ancora carico per la partita, la Juventus ha vinto, giustamente, ritorna a 2 punti sopra di noi. Va bene ragazzi, detto questo vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti e per i suggerimenti che mi darete e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!